i capelli lunghi Gene Guglielmi. E adesso vi devo dare una piccola spiegazione ai miei amici da casa. Queste qui sono, è stata una canzone che vi serve come preriscaldamento per il 31. E a proposito del 31, sì, stasera potete allenarvi. Sì. Andando alla grande riapertura del Caprice. Caprice. Ah, Caprice, ecco le lingue. Scusa un attimo. Come è scritto? Caprice. Tu in italiano come lo leggi? Caprice. In italiano. Insomma, a me hanno detto. Io prima ho detto, stasera riapre il Caprice. Allora, facciamo si così. Sei italiana o di Stagno Lombardo? Io sono di Stagno Lombardo. Ah, ecco. È di Stagno. C'è un ragazzo che mi sta toccando col manico. La cosa allora mi... vi lascio cambiamo soli. La cosa mi preoccupa. Cambiamo subito il giro. Io vi lascio soli il perché giro. Allora, questa sera c'è questa grande riapertura del Caprice e noi come ogni volta che c'è un'apertura o perché aumentano le serate o perché appunto si riapre un locale, noi diciamo dobbiamo essere in tanti, proprio per dire grazie a tutti questi gestori che rischiando del loro ci offrono delle grandi occasioni per poterci divertire. E stasera tocca al Caprice. Senza per questo dimenticare che di fianco proponiamo subito lo scacco matto. Lo scacco matto con Gabriel e i Palas. E in tutte e due le occasioni, compreso Gene Guglielmi e Facciamo Tre, servono tutte, mi raccomando, per allenamento. Sì. Dove farai il 31? Ma probabilmente lo passerò in Sicilia, credo. Oh, questa sì che è una buona notizia! Non rischiamo di incontrarlo! Lontano, dipende. Lontano. No, dipende. Metti che andiamo in Sicilia a fare Non ce vado. Però adesso poi che ho saputo lui, la Sicilia è mica tanto grande. Rischi troppo. Poi è un'isola. Capisci? È un'isola, cioè se ti metti che poi no, neanche puoi rincorrere, io non so nuotare, devi bagnare i piedi. Allora, Gene, da qui cominciava la tua avventura musicale. Sì, la mia avventura musicale ero prodotto da Carlo Alberto Rossi e partecipai a Giochi in Famiglia con Mike Bongiorno, che è stato il programma che mi ha poi fatto conoscere. Questo programma poi mi portò a Sette Voci, mi portò poi a incidere il secondo... Sette Voci di Pippo Baudo. Pippo Baudo, certo. I due grandi... Certo, della TV, i due capostipiti dei presentatori li hai conosciuti. Certo, tutti certo, e due. Sì, ecco, del periodo e poi da lì uscì il mio secondo 45 giri che è stato E voi, E voi, E voi, una traduzione di Jean Dutronc che ho presentato sempre l'altra volta. Che abbiamo già nel nostro archivio. Ecco, e poi all'interno di questa produzione io scrissi anche dei pezzi che non sono mai usciti, inediti, e che proprio grazie alla Giallo Record e a Sergio Ferrario in questo Ab Urbe Condida, in questo nuovo CD, io ho raccolto. In questa cosa? Che nome ha? Ab Urbe Condida. Espulso. È il titolo. Espulso. No, uno mi si permette, vieni qua, parla al male, via, espulso. In diretta le parolacce qua. Non lo so. È latino. Allora è 20, scusate. Tu vieni qua, offendi tutti con quelle... Abbiamo parlato di Caprice. Dico. Qui. Niente, sono lingue. Niente, sono ormai lingue. La gente, è inutile più neanche essere ospitali, fanno quello che vogliono. Prova a tradurlo. Dalla Fondazione di Roma, ma in questo caso è dalla Città Condita, ve l'ho già spiegato l'altra come volta. È un modo ironico per sottolineare la situazione. Ho capito cosa voleva dire. Gli olio e peperoncino. Nostra città. E ci voleva tanto a dirlo. Ecco, dato l'orario, non è. Sono tutti una serie di personaggi inaffidabili. Ma no, lo so, ho sempre detto io. Allora, andiamo alle prossime due. Intanto abbiamo raggiunto cosa, gli anni 70? La fine degli anni 60, sì. Verso il 69, con Sera. Ecco, questo pezzo che è inedito, non è mai uscito e io voglio mentre invece... proprio Sera. Sera, certo. E di secondo? Speranza di un amore. Allora, andiamo per ordine, perché poi tu so che devi cambiare anche le chitarre. Esatto. Allora, ascoltiamoci soltanto, signori, però no, guardate l'orologio, è solo 1:20 adesso. Lui parla di Sera, ma è solo 1:20. Una volta che siamo in anticipo. Perché questa sera non saremo qui. Ma saremo al Caprice. Ma domani sera invece? Domani sera, giovedì alle 23 saremo qui. E ci sei anche tu. Ci sono anch'io. Ah, per forza, altrimenti faccio l'idraulico. Uno dice, cosa c'entra l'idraulico con la moda e la presentatrice? Le strozza al collo. No, la avvito.
la avvito per una mezz'oretta e poi la lascio tornare indietro velocemente. Le strozzo al collo. Senti che S è stupenda. Penso che io ho sempre tentato di avere questa S e non ci sono mai riuscita. Straordinaria. Fammi un favore, prestagliela. La S. Non famo casini. Siamo fermi alla S. Signori, nonostante siano le 13:20, è sera. Gene Guglielmi, vai regia! Cercata. Apro un libro senza voglia, non mi importa che cos'è. Dentro casa.